Benvenuti a Rai Parlamento Magazine, lavori in corso per aggiornare la legge sulla lotta all'AIDS che risale al 1990. Il testo assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera punta a maggiori investimenti sia per potenziare servizi sanitari ad hoc sia per agire sul fronte della prevenzione. Diminuiscono negli ultimi anni le infezioni di HIV e i casi di AIDS conclamato in Italia, soprattutto grazie agli effetti delle terapie, ma le diagnosi arrivano troppo tardi e in fase già avanzata di malattia per i 2/3 dei pazienti. Un dato preoccupante che indica un forte calo di attenzione e una pericolosa sottovalutazione del rischio, in particolare tra i giovani. Nel 2021 nel nostro paese ci sono state 1.770 nuove diagnosi da HIV e 382 casi di AIDS conclamato. È fondamentale una diagnosi precoce. Per questo tutti i partiti chiedono maggiore informazione e investimenti. Una proposta di legge presentata da Mauro Dattis di Forza Italia chiede di finanziare campagne di sensibilizzazione e test sulla popolazione, ricerca e assunzione di sanitari, formazione nelle scuole. Una innovazione, per esempio, quella di permettere l'accesso al test di diagnosi dell'HIV ai minorenni con età superiore ai 14 anni senza il preventivo, senza la preventiva autorizzazione del genitore o del tutore. Nella proposta di legge si chiede anche di investire su prevenzione e test per l'HPV, il papillomavirus, in modo da realizzare l'obiettivo del 95% di copertura vaccinale per i ragazzi e le ragazze entro i 12 anni di età. Dalle opposizioni il PD concentra le sue critiche sulla legge di bilancio del governo Meloni. Fa poco sulla sanità, l'accusa. Secondo il Nazareno, per potenziare i servizi di contrasto alle malattie infettive si dovrebbero stanziare più fondi per la salute in manovra. Fare prevenzione significa informare le persone, cominciando dai giovani ma non solo, favorire dei momenti in cui si possono fare dei test anche anonimi, fare soprattutto una cultura del benessere dove si esce dall'idea che le persone guardano la sanità solo come cura della malattia ma prevenzione della malattia. Io penso che ci bisogna fare un investimento di denaro. Un impulso maggiore richiesto dopo la pandemia, visto che la difficoltà di accedere ai servizi sanitari durante l'epidemia di Covid ha ritardato le diagnosi negli ultimi 2 anni.